un invito nei limiti del possibile per dare maggiore anche riconoscimento al valore spirituale plurisecolare del cammino. Se potete in ogni comune dedicare una piazza o una strada proprio alla Madonna di Carmelo, sarebbe anche un segno di riferimento importante. Oltretutto anche delle indicazioni stradali, almeno per i comuni un po' più vicini, insomma all'area, sono tantissimi, che indichino pure come viabilità l'itinerario da percorrere. Ma questo di dedicare a Madonna di Carmelo, Santa Maria di Carmelo, Madonna di Carmelo, una strada, una piazza, può essere un bel richiamo che dà ulteriore riconoscimento al valore che spirituale che la gente vive da secoli. Riguardo all'intervento di Maria Rosaria per la Caritas, quello che già si sta attuando, e diciamo i due progetti non sono stati annunciati perché sono ancora in fase di elaborazione, è un progetto che vorremmo davvero realizzare come servizio organico della Caritas e del Cesano sul territorio. Sono due cittadelle della carità, una su Cassino e una su Sola, due grossi poli dove si concentreranno tutti i possibili servizi alle persone in difficoltà. Speriamo di riuscire a portare avanti questa idea, ci sono delle premesse concretamente esplorate e fattibili, c'è anche una buona disponibilità di altre istituzioni con cui siamo in confronto, in dialogo, speriamo di poter davvero realizzare queste due belle realtà delle due cittadelle della carità. Parliamo di due cittadelle perché la conformazione del territorio richiede che ci siano due poli in questo senso di riferimento. Per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative, non ne abbiamo parlato, la scheda che ho messo lì è destinata ai sacerdoti, però è bene conoscerla anche da parte vostra. Sono delle indicazioni che danno il massimo della trasparenza riguardo al comportamento, sono delle linee guida da poter e dover osservare proprio per favorire ciascuno il proprio ambito, il proprio ruolo, lo svolgimento tranquillo, sereno e corretto delle attività altamente significative come quella amministrativa. In prossimità delle elezioni elettorali, delle elezioni amministrative, abbiamo tanto da fare su cui impegnarci. Soltanto tre delle tante cose che mi sento in cuore di affidarvi. Fate enormi sacrifici, fate in modo che la gente conosca i sacrifici che fate. Perché c'è ancora l'idea della poltrona, della carriera, della sistemazione. Se la gente capisce un po' di più il sacrificio che fate per fare i sindaci, forse chiederà meno cose e condividerà meglio i vostri sforzi. La seconda cosa mi sta a cuore, ma lo dico io, vescovo, per me, non promettiamo, non dovremmo mai promettere ciò che siamo sicuri di non poter mantenere. Perché la gente, questo si riproce, fa male alla gente, ma si riproce anche contro di noi. Parliamo di ciò che è realmente possibile, non dico sicuro, ma che è possibile. Una questione di onestà intellettuale, morale, ma anche amministrativa, di rapporto anche con le persone. Non ultimo il fatto, ma questo spesso sfugge un po' di mano, soprattutto in campagna elettorale, ma anche dopo. Gli avversari, abbiamo detto così, avversari politici non devono mai diventare i nostri nemici. Tante altre cose sono, come dire, affido queste raccomandazioni perché fanno del bene a noi, cioè fanno stare, vivere diversamente il nostro ruolo, fanno bene alle comunità. Per quanto riguarda l'invito che avete trovato già in qualche modo in anticipo, ma per bloccare la data, cioè voi, molti di voi sanno come ogni anno l'unico appuntamento a cui il Vescovo invita tutti i sindaci, lo scorso venne anche il prefetto, oltre ad altri percorsi come quelli che questa sera abbiamo condiviso, potrebbero esserci anche altri, ma quello che è diciamo istituzionale è la fine dell'anno. Il Vescovo invita tutti i sindaci per la conclusione dell'anno, dove poi il
facciamo riferimento anche al messaggio che il Santo Padre offre alla Chiesa intera e a tutti i capi di Stato, messaggio per la giornata della pace del 1° gennaio successivo. Era il 31 dicembre, abbiamo evitato l'anno scorso il 31, abbiamo fatto il 30, ci allontaniamo un po' dal 31, è sempre conclusione dell'anno e diremo sempre grazie al Signore per la conclusione dell'anno. Se non è il 31 quest'anno, avendo appunto Canneto e il cammino giubilare, invito tutti voi, ma avete l'invito in prossimità un po', però è bene saperlo prima, è una, un pre-invito che ci aiuta a fissare ancora tanto sulla nostra agenda. Da domenica 27 gennaio e dicembre siamo invitati a concludere l'anno a Canneto celebrando anche il giubileo degli amministratori. Con tutte le grazie spirituali, soprattutto se da credenti facciamo, premettiamo tutto questo anche il sacramento della confessione, per poi celebrare la messa, l'eucaristia, la preghiera, eccetera, le condizioni del passaggio attraverso la Porta Santa che avvenendo a Canneto il 13 dicembre al mattino. Il 27 siamo invitati tutti per concludere l'anno, vivere anche il giubileo degli amministratori e scambiare anche gli auguri per l'anno che si conclude, il ringraziamento per l'anno che si conclude e la preghiera per l'anno che inizia, gli auguri per il nuovo anno 2016. E quindi vi prego di annotare un po' questa data abbastanza significativa. Mi pare che non ci sia stato altro cammino che merita di essere spiegato, presentato. Io vi ringrazio, il sindaco ha avuto anche la volontà di offrirci un piccolo buffet, per tenerci, se abbiamo avuto la volontà di salutarci. Grazie.